Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti in questa serata dedicata a un tema interessantissimo e come mai attuale. Si tratta di come gestire al meglio le proprie finanze da un punto di vista personale, ma non solo, anche aziendale. Per fare questo abbiamo in studio un ospite graditissimo e alla mia sinistra Nicolò Del Monte, 34 anni, agente plurimandatario. Nicolò, fatti conoscere, tentiamo di capire cosa c'è dietro a questa tua passione, a questo tuo percorso. Porti un cognome importante, Del Monte, quindi sappiamo ha significato tanto per lo sport pesarese. Tu sei alto, giochi a pallacanestro per divertimento, ma c'hai una passione particolare, credo, per i motori. Giustamente, buonasera a tutti, sono Nicolò Del Monte, ho 34 anni e sono un grande appassionato di motorsport. Ho corso per circa 11 anni nel motocross, ancora oggi sono nell'ambito dei motori come sponsor, quindi dietro le quinte, aiuto a livello sportivo e finanziario un ragazzo che corre nel campionato italiano minimoto. E oltre al motorsport sono appassionato anche di cinema. Infatti, alla fine della carriera motociclistica mi sono avvicinato al teatro. Ho fatto due recite e anche un docufilm come comparsa su Tonino Benelli. Tra l'altro anche lui parente prozio. Quindi una persona davvero pesarese, puro sangue, che a 360 gradi si occupa di tante cose, ma c'ha una passione. C'ha una passione che gli è nata nel tempo ed è una passione legata appunto alla gestione dei soldi. Sembra banale, ma non lo è. Siamo in un momento storico nel quale la gestione dei soldi, qualunque tipo di economia si affronti, è fondamentale per tutti noi e molto spesso poco si conosce di come al meglio far fruttare le nostre risorse. Nicolò, com'è nata questa passione? Da dove è venuta questa voglia, proprio questo desiderio di entrare in un mondo così difficile? Vi spiego, al termine degli studi, completamente diversi rispetto a quello che faccio oggi, mi stavo accorgendo che sempre di più la passione della finanza e di tutto ciò che riguarda la gestione del denaro cresceva in me. A 21 anni ho iniziato la prima esperienza in una grande compagnia, presente sul territorio nazionale, che mi ha dato la possibilità di crescere a livello di competenze e anche al suo interno a livello di carriera manageriale. Ho fatto 10 anni in questa grossa realtà, fino a che ho iniziato a partorire l'idea di mettermi in proprio e di darmi la possibilità di spaziare su più realtà. Ad oggi sono un consulente indipendente con una mia società, lavoro all'interno di un grande distributore, l'agenzia più grossa a livello italiano plurimandataria che è Finanza e Previdenza, che dà a me e ai miei clienti la possibilità di spaziare su più realtà in base alle loro esigenze, sia macro, quindi se è previdenza, se è risparmio, se è investimenti o trasferimento dei rischi aziendali, e sia anche a livello chiaramente di prezzo. Quindi ogni compagnia è più adatta a un'altra a seconda delle esigenze che può avere il cliente. Il mondo della finanza e dell'economia cambia tutti i giorni e quindi noi, persone normali che non conosciamo magari alcune dinamiche, abbiamo bisogno del professionista, quale sei te, per entrare davvero nel merito delle questioni. Ovviamente tu avrai una giornata ben precisa, scandita da tante cose, per far sì che questo possa avvenire. Quindi immagino che dal primo minuto nel quale ti sveglierai sarai lì a informarti su quello che succede. Assolutamente. La mia giornata parte con l'informazione, quindi il consultare giornali, consultare i siti online, per andare a innanzitutto informare me stesso per trasferire queste informazioni ai miei clienti. Quindi sono tutti ambiti quelli dei quali mi occupo che cambiano in maniera repentina, veloce. E l'informazione è fondamentale per cogliere un'opportunità o
o per magari spostarsi completamente su altro a livello di investimenti. Il ruolo dell'assicuratore consulente finanziario oggi è molto importante perché siamo in un contesto di mercato davvero complesso. Veniamo da una pandemia mondiale, siamo in un periodo dove c'è una guerra, e il caro prezzi ha causato grossi problemi ai risparmiatori nella vita di tutti i giorni. Quindi la possibilità di avere una persona che si occupa dei propri risparmi, degli investimenti, senza tralasciare assolutamente il discorso della protezione, come lo chiamo io, l'ombrello che ogni persona dovrebbe avere in caso di un evento negativo, oggi è sempre più importante e fondamentale nella vita di una persona. Nicolò, quello che sta avvenendo adesso fra di noi è una sorta di conoscenza. Noi ci siamo conosciuti prima di realizzare questa trasmissione, finalizzata ai nostri ascoltatori, che peraltro già credo abbiano capito, abbiano compreso l'importanza di quello che tu stai dicendo. Ovviamente, essendo tu una sorta di sarto, tu fai veramente un lavoro ad hoc, su misura della persona che si rivolge a te. Per fare questo nella maniera ottimale ci sarà sicuramente bisogno di un momento di approccio, un momento nel quale conoscerci, quello che si chiama il cosiddetto primo appuntamento. Allora, il mio lavoro si svolge, anzi la consulenza si svolge in due appuntamenti. Il primo è conoscitivo, il secondo dove porto un esito in base a quello che ci siamo detti nel primo appuntamento. Il primo appuntamento è fondamentale, è diciamo la parte dove la persona che ho davanti parla di più. Ho bisogno di sapere come è inquadrato sotto le macro aree che poi andremo a sviluppare, che sono, ripeto, quella degli investimenti, del risparmio, della previdenza e della protezione. Quindi andiamo ad analizzare tutto, le capacità di risparmio, gli obiettivi di vita che ha la persona che ho davanti, le scelte che ha già fatto, quindi per andare a vedere se sono ancora congrue a quello che è la sua situazione, che tipo di risparmiatore è, aggressivo, meno aggressivo, e una parte fondamentale che oggi sta avendo una grossa impennata è quella della previdenza. Quindi faccio delle consulenze ad hoc nelle quali vado a capire, in base agli anni di contributi versati, in base alla tipologia di lavoro, se dipendente o lavoratore autonomo, di fare capire dove, ma soprattutto come intervenire per curare il problema pensionistico al quale andremo purtroppo, ahimè, incontro tutti. Quindi è un'analisi dettagliata, in modo tale da, come dicevi proprio poco fa, di cucire addosso quello che è il secondo appuntamento con degli strumenti personalizzati e anche diversi come emittenti, quindi come compagnie, come orizzonti temporali, insomma un'analisi completa. Peraltro, Nicolò, mi viene così spontaneo, tu ovviamente cosa dovrai fare? Per prima cosa dovrai ascoltare. Dovrai ascoltare tanto la persona che si rivolge a te e si racconterà da questo punto di vista. In fondo fai anche proprio una sorta di piccola analisi psicologica della persona che hai di fronte. Certo. È fondamentale la psicologia in questo tipo di lavoro perché ogni persona ha il proprio approccio agli investimenti o alle tutele. Per alcuni sono riuscito a far capire ad alcuni che trasferirci il rischio di una malattia o di un infortunio non è uno spreco di soldi, ma è un ombrello per poi non andare ad attecchire in caso di un evento negativo ai risparmi che uno è stato bravo ad accantonarsi negli anni. Quindi anche questo è un grosso lavoro. E far capire ai clienti che
lasciare i soldi sui conti correnti ad oggi non è sicuro. Non è sicuro sopra certe cifre, perché col decreto bail-in è cambiato tutto. Quindi sopra i 100.000 euro conti correnti e conti deposito non sono tutelati, fino a 100.000 subentra la Banca d'Italia, dopo no. Quindi significa in maniera proprio spicciola che è sempre meglio tenere nel conto corrente fino a 100.000 euro e non di più, perché il surplus è sottoposto a rischio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, nel mondo della finanza si dice che sul conto corrente, salvo eccezioni, quindi se uno deve comprare una casa il mese dopo è normale che abbia una liquidità, ma non si devono tenere più di 3 mensilità del proprio stipendio all'interno del conto corrente, per evitare che sia eroso da inflazione, da costi di conto corrente, da bolli statali e altre cose. Però quello è una cosa che, diciamo, l'italiano soprattutto non fa, e neanche io sinceramente sono pienamente d'accordo. Questa è la legge della finanza, ok? Oggi si parla oltretutto anche tanto di assicurazioni. Noi, sfogliando i giornali, molto spesso vediamo che istintivamente saremmo portati a rivolgerti all'assicurazione, perché se vediamo sempre grandi profitti, assicurazioni in grande spolvero, senza fare nomi di particolari compagnie. È vero questo? È una cosa effettivamente che va al di là dell'impressione, o è solo un'impressione? In realtà le assicurazioni convengono. Allora, il mercato assicurativo, proprio a livello di struttura, ha una sicurezza in più rispetto al settore bancario, per vari motivi. Le assicurazioni, anzi, il principale è questo: le assicurazioni non prestano soldi, quindi investendo in una compagnia assicurativa non ci si assume il cosiddetto rischio di impresa, perché la banca raccoglie i nostri soldi e li presta con un meccanismo di forbice dei tassi. Quindi presta i nostri soldi e li richiede indietro con uno spread, un tasso di interesse. Mentre le compagnie assicurative prendono soldi, e i soldi della compagnia e i soldi dei clienti sono separati. Si chiamano appunto, infatti, il luogo dove sono investiti i soldi dei clienti, gestioni separate. Quindi sono separati dal capitale sociale. Ed è una forma di sicurezza fondamentale, perché anche in caso di fallimento della compagnia assicurativa i soldi dei clienti sono tutelati, in quanto in queste gestioni separate. Abbiamo parlato della giornata lavorativa tipo che ogni giorno affronti, in realtà poi le giornate si sommano e vanno a formare una settimana. E una settimana di giorni lavorativi teoricamente sono 5, però in realtà sono anche di più, perché tu sarai costantemente informato anche durante il weekend, perché il mondo è molto dinamico, e quindi è un continuo essere davvero sul campo. Quindi la settimana, se tu dovessi definire la mia settimana lavorativa, si svolge in questo modo. Allora, la mia settimana lavorativa, innanzitutto il bello del mio lavoro è questo, che anche in una carriera di 40 anni ogni giorno è diverso e ogni settimana a sua volta è diversa, quindi la noia è l'ultima cosa che può creare questo tipo di lavoro. La settimana inizia guardando quello che ho da fare, consultando, come ho detto prima, i mercati, e sviluppare e cercare nuovi contatti con i quali poi instaurare delle buone relazioni, come con i clienti già in essere. Un'altra parte fondamentale è quella della gestione dei collaboratori. Ho due ragazzi, una ragazza e un ragazzo, inseriti da poco, che sto formando in modo tale da farli diventare dei professionisti, per allargare sia la clientela, per farmi conoscere ancora di più, e per far sì che poi anche loro, a loro volta, possano seguire altri collaboratori, quindi una sorta di coaching con loro. Quindi la settimana parte in questa maniera: consultare, affiancare, costruire un'agenda e cercare
nuovi contatti e nuove relazioni. E in tutto questo chiaramente inserisci anche il contatto continuo con i clienti che magari si svegliano il mercoledì e dicono: Nicolò, è successo questo, come la vedi? Assolutamente, questi imprevisti capitano non solo il mercoledì ma anche il sabato e la domenica. Quindi il mio telefono è praticamente sempre acceso, ma senza alcun peso, diciamo, è un lavoro che ho scelto e mi piace davvero, quindi quando do una risposta anche in orari particolari o in giorni magari che per il 90% delle persone sono di festa, sono ancora più contento perché so che quella è, mi ha fatto piacere magari innanzitutto rispondere al cliente, ma è una pubblicità che sicuramente il cliente farà. Certo, ed è proprio anche questa la dimostrazione della grande passione, che è una parola che a me piace tantissimo, che metti in quello che fai, perché spinti dal fuoco della passione davvero non esistono momenti, come posso dire, di noia, l'hai già detto te, ma soprattutto esiste questa grandissima voglia di essere sempre pronti alle esigenze del cliente, delle persone con le quali hai a che fare. Certo. Quindi, come spesso succede, il passaparola è la più grande via di promozione. Persone che lavorano bene, situazioni che lavorano bene, aziende, e vengono veicolate attraverso il passaparola, in realtà ottengono la pubblicità più grande. Assolutamente. Il passaparola è fondamentale. E chiaramente quando uno inizia questa bellissima professione, inizia dai contatti personali, dai contatti caldi, ma se si fa questo lavoro con passione, ripeto, e in maniera estremamente professionale, oggi il mercato c'è. E tutti i temi di cui mi occupo e si occupa chi fa il mio mestiere sono temi estremamente sensibili e che riguardano tutti. L'Italia è il paese più sottoassicurato d'Europa, con una cultura finanziaria fra le più basse, quindi di mercato ce n'è davvero tanto e se fatto, ripeto, con passione è anche un piacere svolgerlo, oltre al fatto che ha proprio un ruolo sociale, quello di informare e di, a seguito dell'informazione, creare un qualcosa che è ad hoc per la persona a livello di gestione di patrimonio e di tutela. Che si trasformi davvero in utilità per la persona, cioè la persona si sente garantita e protetta dal lavoro che tu fai per lui. Assolutamente. Come ti capita di fare con i tuoi clienti, quindi nell'affrontare i loro sogni, le loro previsioni, i loro obiettivi futuri, sicuramente anche tu avrai delle idee ben precise su quello che è il tuo progetto di vita e il tuo progetto di crescita professionale. Certo, il primo obiettivo è quello di mantenere uno standard qualitativo elevato e l'altro, subito a seguire, è quello di espandermi sia a livello di collaboratori sempre più professionalizzati e ho già iniziato a estendermi a livello territoriale. Finanza e Previdenza mi ha dato la possibilità di avere un ufficio bellissimo a Milano in zona Duomo e sono partito anche lì dai contatti che ho nel territorio milanese a giugno, quindi circa una settimana al mese sono lì a sviluppare portafoglio e a fare consulenza in modo tale da creare una realtà anche lì, perché no, come quella pesarese o vedremo quello che accadrà, però l'estensione a livello territoriale è sicuramente una cosa che mi affascina. Peraltro, Nicolò, sei partito da Milano, è come dire vado proprio a fare l'università della finanza a Oxford, perché cioè, quando vieni inserito in un contesto così importante come quello milanese, che è la capitale economica della nostra nazione, ovviamente tu ciò che prendi e poi riporti dalle nostre parti è importantissimo, è fondamentale. Assolutamente, Milano offre tante possibilità, c'è tanta competizione, però sto vedendo che
anche lì con la calma, nel senso senza fretta di voler fare subito numeri elevati, ma stando sempre sul pezzo, vedo che i risultati stanno arrivando anche lì. Non è che mi sono buttato nel mercato milanese proprio a 360 gradi e mi sono trasferito là. Lì deve essere è una nuova esperienza che nel tempo mi deve portare, insomma, un plus sotto tutti i profili. Ancora ad oggi chiaramente il mio focus è sul territorio pesarese. Però Praticamente un valore aggiunto a quello che tu fai qui per il nostro territorio, per i nostri concittadini, coloro che vivono poi certo. dell'economia quotidiana che una realtà come quella della nostra provincia, della nostra città offre. Benissimo, Nicolò, ti ringrazio tanto per questa chiacchierata, è stata interessantissima. Considerate che è la prima di due. Ci rivedremo con te Come fra la un mese consulenza. come una consulenza. Abbiamo fatto in pratica il primo appuntamento. Ci rivedremo fra un mese, faremo il punto della situazione anche su quello che magari in questo mese è cambiato ed entreremo più specificamente nel merito, nel dettaglio del tuo lavoro. Assolutamente sì, grazie per l'ascolto e alla prossima. Ci vediamo fra un mese e continuate a restare su Rossini TV.